Professore, grazie dell'ospitalità, grazie. Siamo ospiti della sua casa a Minelea di Pioppi. Prima di iniziare l'intervista, ci ricorda solo quando lei è arrivato qui a Pioppi? Solo un po' di anni? Prima visita nell'anno 1966. Ecco, si è subito innamorato di questa terra. Sì. Perché? Amici buoni. Quello è importante. Posto, come tu puoi vedere, magnifica. Clima, magnifica. Sufficiente. Ecco, ma quali cibi, quali prodotti, secondo lei, rappresentano realmente la dieta mediterranea? Verdura, fagioli, patata, frutta, grani, come pasta, come pane, ma molti parlano sulla dieta mediterranea, ma non parlano su cosa specifica buona e anche qualche problemi che può sviluppare con quel modo dell'alimentazione. Per esempio, con molto olio, nonostante un buon olio, di oliva, ogni grammo dell'olio ha 9 calorie, così con molto olio può essere troppo calorie nella dieta e può contribuire a sviluppo dell'obesità. Adesso con attività giù, il problema dell'obesità anche in giovani, non solo adulti, è un grande problema. Ma è cambiata la dieta mediterranea dal 66, da quando lei è arrivato ad oggi? Quanti cambiamenti? Non cambiata, non esiste. Non esiste. Dobbiamo essere chiaro che adesso in Italia quasi nessuno, solo gente che hanno letto sull'importanza e hanno studiato cose specifiche. Molti parlano, ma non significa niente, solo parlano molti per vendere cose e per mettere nella tassa denaro, ma la dieta adesso non è una dieta mediterranea. Dobbiamo tornare là, ma in modo di evitare problemi come troppo olio, come troppo sale, come altre difficoltà che possono sviluppare. E invece il Cilento è cambiato in questi anni o no? No? No, non siamo... È una domanda interessante. Dove è meglio, con cambiamento o non? Quale? Complicato. Ci sono aspetti buoni e ci sono aspetti non così buoni. Quasi. Ma quanti anni ha? Possiamo dirlo quanti anni io, ha? Sì. Arriva in ottobre a 95. Auguri. Grazie.